Il 20 luglio 2018 ANCI ha dato il via a una campagna di raccolta firme per introdurre un'ora settimanale di educazione civica nelle scuole. Richiamoci ora al centro ospedaliero Poliambulanza, dove la campagna sta avendo luogo. Sono andata a firmare e personalmente ho incontrato piccole difficoltà per capire esattamente dove recarmi e come procedere. Ho deciso di impegnarmi in prima persona affinché altri cittadini che volessero aderire a questa iniziativa non incontrassero queste difficoltà. Per farlo abbiamo pensato di fondare questo comitato genitori tutor a difesa della legge sulla reintroduzione dell'educazione alla cittadinanza. Ci siamo impegnati attivamente per inserire un banchetto di raccolta firme. Perché pensa sia utile firmare? Allora, prima di tutto perché quando ero ragazzo io, a me è stato insegnato. In secondo luogo perché i valori etici attualmente nella società sono scaduti enormemente e quindi forse attraverso questa iniziativa potrebbe migliorare un po' la cosa. Io credo che sia fondamentale che nella nostra scuola, che è la sede dove e i ragazzi, i giovani imparano a crescere, imparano i valori fondamentali, l'educazione civica sia alla base della convivenza comune. Sia noi adulti, ma soprattutto voi ragazzi, avete bisogno di conoscere bene l'educazione civica e di conoscere tutto il nostro patrimonio e tutto quello che appunto l'educazione civica insegna. In questa occasione si ringrazia il giornale di Brescia e la Poliambulanza per averci dato la possibilità di raccogliere le firme all'interno della struttura. Noi siamo fiduciosi, la raccolta va a gonfie vele e quindi speriamo di poter arrivare ai 50.000. In conclusione possiamo dire che sia veramente importante far riemergere l'interesse per la conoscenza dei principi costituzionali e del senso civico in modo da aumentare la consapevolezza rispetto ai beni di tutti e alle norme comportamentali.